Un incontro per fare un'analisi della recente tornata elettorale, ma anche per provare a far ripartire e rinnovare il partito. Dopo le tensioni degli ultimi giorni all'interno di Forza Italia, Cerchio Magico e Fedelissimi da un lato, Fitto e dirigenti a lui vicini dall'altro, Silvio Berlusconi tenta di voltare pagina partendo dai coordinatori regionali. Si è parlato della divisione del partito? Assolutamente no, c'è stata una riunione molto costruttiva su quella che era non solo l'analisi del voto regione per regione, ma come organizzare il partito e come affrontare quelli che sono i temi più importanti anche in vista delle prossime scadenze, a cominciare dalle regionali in Calabria e successivamente poi le altre regionali in quasi tutte le regioni d'Italia. Ma Berlusconi ha parlato di Fitto? No, abbiamo parlato di politica, ha parlato dei programmi del partito, abbiamo analizzato forse qualcosa che è stata e che dovrà essere rivista nell'organizzazione. A ogni coordinatore è stato chiesto di individuare dei giovani che militano in Forza Italia ma contemporaneamente sono espressione dei vari territori. Tutti siamo impegnati, noi per prima ad aprire porte e finestre perché Forza Italia non sia uno spazio chiuso per i suoi dirigenti ma sia aperta alla realtà. Una volta elaborata una proposta, l'intenzione dell'ex premier è quella di fare un nuovo giro di tavolo con i dirigenti azzurri, Fitto in primis, per arrivare alla fine al comitato di presidenza. Che impressione vi ha dato Berlusconi? Sereno? Preoccupato? Un'impressione molto serena, molto calma, molto lucida, una persona che sa quello che vuole e come poterlo raggiungere.